www.vicola. No, ma cosa fa? Non ti credo. Proprio una bella sceta. Viene di notte, tiene compagnia con Francesco e Grazia e la loro fantasia. Ti entro, ti penetro. Cioè, non andare troppo oltre. Ho avuto un'estate rilassante. Che ti pizzi, pizzi, mi cremini. Secondo me si sta crema. Messi, Messi Master, Messi, campioni del mondo. Eccoci. Buonasera, ciao. Ciao, come stai? Bene, Francesco D'Alessio. Oh, ma come sta la mia bella? San Bruna, guarda quanto è bella, ma quanto è buona, sempre più bella. Ho fatto un po' di rossetto stasera, tipo supplente di latino, però sexy. Ma infatti sei molto, molto sexy. Come stai? Bella, vedo un alberello di Natale, Francesco D'Alessio, ma che bello. Abbiamo proprio un alberetto un po' sobrio, un po' così, un po' biancato. Invece che non ho spirito natalizio, ho messo una scala a pioli. No, una scala, mi sono accorto adesso. Ma è bellissima. Beh, fa Natale anche lei, no? Perché no, scusa. Guarda, abbiamo il primo commento. Non facciamo scala shaming. Non ci vedo un tubo, il primo commento di Twitch. Ciao Twitch! Con Twitch, se non ci sbattono fuori subito, perché insomma, dai. Ah, però vabbè, non ha commentato non ci vedo un tubo, no? Ci terrei a capire che almeno non siamo completamente scuri su Twitch. Qualcosa si vede. Dici di più, non ci vedo un tubo. Dici di più che ci preoccupiamo. È la nostra prima volta su Twitch. Esatto, fateci sapere se su Twitch va tutto bene, sta andando tutto bene, ma insomma cominciamo a salutarli. Buonasera Francesco, buonasera Cosetti. Oh, l'appuntamento più bello della settimana. Che carini, chi è che l'ha detto? Oh Francesco, grazie. C'è anche Luca, ciao Luca! Francesco. Ciao Martina from London, ciao! State venendo bene, grazie, non ci vedo un tubo. Il nome non era molto promettente, cioè hai fatto prendere un infarto, però grazie per i complimenti. Cara Grace, guarda, oltre a Twitch, ovviamente, come tu ben sai, ogni settimana si aggiungono sempre un sacco di persone nuove. Questa settimana tu pensa nei nostri nuovi gruppi di ascolto, chi si aggiunge? Ah, è un modo per parlare ancora dei gruppi di ascolto, perfetto, bene. Cascata come una pera cotta proprio. Esatto. Ci segue la Barbie nella versione inedita del 2010, che è poco conosciuta, insomma, però volevamo salutarla perché mi sembra giusto. Perché Mora? Guarda, non mi fare queste domande. Cose sue, va bene. Donna di Don Telmi, però, con quelle frange così. Un po' sì, eravamo lì. Poi c'è un gruppo d'ascolto che secondo me sia a te che agli altri telespettatori potrebbe piacere veramente tantissimo, perché è poco conosciuto anche questo, ma è un bel gruppo di maschioni che si sono riuniti tutti quanti insieme. Parliamone! Parliamone, assolutamente, è praticamente un gruppo di modelli del 1900, di un concorso di bellezza maschile, che si sono riuniti apposta stasera per vederci, ecco, per guardarci. Sapete che se fissate i loro costumi, vi viene una crisi epilettica dentro i primi 5 secondi, tipo, quindi attenzione, perché... Togliamoli, perché... Grazie ragazzi, seguendo... Esatto, ma ci segue anche Patti con tutte le sue amiche del famoso mondo. Ah, il mondo di Patti. Sai che in spagnolo si chiama Patti la Fea, cioè Patti la Brutta? Patti la Brutta, tipo Ugly Betty, Betty la Fea. Betty esatto, la Porta. Non sarebbe potuto fare un titolo del genere oggi. Vabbè, ma abbiamo l'ultimo gruppo d'ascolto che insomma vale per tre ed è importantissimo. Ci seguono, pensa. Il Sasso Parlante, Loca e il Pesce di Fanta Ghirò.
Cioè, ma ecco, appunto, visto che vogliamo parlare a tantissimi giovani, visto che siamo su Twitch, parliamo di Fantaghirolo, di personaggi importanti, dare una cultura a questi ragazzi che sono su Twitch, giusto? Ma esatto, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a presentare immediatamente. Ma chi abbiamo stasera come ospite, Grace? Chi abbiamo? Allora, stasera io vi posso dire che sarò circondata da Boni, come... Grazie. E circondata da Francesco, perché ce ne saranno due contro una, non è giusto? Cioè, ma veramente, guarda, avrai solo Franceschi, signore e signori, Francesco Parisi, direttamente da All Together Now! Ciao! Buonasera ragazzi! Buonasera. Come stai, bello? Bene, bene, voi? Bene. Belli che siete, ragazzi. Anche tu, grazie caro. Allora, è inutile che all'inizio ci aduli così tanto, adesso stasera ti portiamo. siete pericolosi. Molto. Te l'hanno detto che siamo un po' pericolosetti, insomma, ti è giunta voce. guarda. Non temere, è tutto normale. No, temici, fai bene, assolutamente. Sì. La paura è assolutamente normale. Cosa... Ci dicono stasera un quarto di equino vichingo. Prima di più con la barba un po' più lunga, adesso l'ho tagliata, quindi sono un po' rigiovanito. Comunque, no? Cioè, poteva essere che begli occhi, poteva essere sembra simpatico, invece il quarto di equino vichingo che benissimo, così capisci anche un po' il mood di questa trasmissione. Così. Ma arriviamo alla primissima rubrica, quella proprio dove tu partiamo, puoi. Sì, partiamo direi a questo punto, dopo 7 minuti di live è il momento di partire con la primissima rubrica che si chiama, come si chiama Grace? Tu lo sai sempre meglio di me. Salvati la dignità. Oh, ma cosa succede in questa meravigliosa rubrica? Cosa deve fare il nostro Franceschino, caro? Allora, se hai una dignità, caro Francesco, è il momento di salvarla, perché avrai 30 secondi da adesso se ce l'hai. Per dire, se ce l'hai, io non lo so, io. Periodo ipotetico, ecco. Comunque, ti daremo 30 secondi di tempo per dire qualcosa di bello su di te. Io ti consiglio di dire qualcosa di bello perché dopo questi 30 secondi non avrai mai più diritto di parola e sarai... Oh, mamma. Quindi, esatto, cerca di salvarti qui, salvati la dignità. E questi 30 secondi partono adesso! Allora, sono un ragazzo molto socievole, quindi parlo con qualsiasi persona. Quindi mi ritengo un po' fortunato perché so di esserlo e quindi non lo so, poi mi giudicate voi come sono. E vediamo un po' come andrà questa sera. È molto preoccupato, io farei un salvataggio. Sì, infatti, sono un po' preoccupato. Di 20 perché no. Diciamo che non è proprio... Beh, diciamo che... Ci si presenta come un timidone, come un cuore di ragazzo. Sì, sono un po' timido, però man mano che strategia. Conosco la persona, poi... Guarda, Grace, è un invito, ti vuole un po' conoscere, Francesco. Mi farebbe solo che piacere, ma secondo me sta usando questa strategia, perché visto che fra poco lo vedremo completamente nudo a ballare con i ciabatte al vento, ok? Allora, se no, timido, sai? No, io no. Non si pone molto, no? Così, vediamo poi, però, insomma, ricordatemi così. E invece no. Bene. Leonardo, appena in tempo cosa mi sono perso, no? Tranquillo, non ti guarda ancora. Un timidone per ora, ma ancora dobbiamo iniziare. Infatti anche lui è socievole con gli alberi, ma quello lo domani lo manderemo più avanti. Agli occhi blu come la figlia. Cioè, è innamorato. Antonio si è innamorato di te, caro Francesco. Il nostro Antonio è innamorato follemente. Come dare torto anche. Ma il nostro... Ci dicono, versati un bicchiere di... probabilmente sì. Non ti preoccupare, ci dice Felici, tra 15 minuti sarai come mamma. Bene, allora passiamo subito alla vera prima rubrica, quella dove ti devi scaldare, no? Mentre Grace te la spiega, io mando direttamente il banner pubblicitario di questa rubrica, che è quella più violenta, anche si può dire violenta. Violenta, io non ricordavo zozzetta, è diventata anche violenta, saranno contenti di guarda. No, la prima rubrica è un po' violenta, Grace. Cosa sì, dici? Ma sì, dobbiamo chiedere perdono per le nostre anime? No, le bruciapelo, eccoci qua. Cosa succede? Allora,
Che cosa succede? Preparati a un battimento carico di assurdità totale, Francesco, perché noi ti faremo una raffica di domande, le te la faremo molto velocemente, le domande saranno questo o quello, dovrai rispondere questo o quello, ma okay, dovrai rispondere molto molto velocemente, perché se non sarai abbastanza veloce o se non darai la risposta che più ti piace, completamente a caso, dovrai tirarti uno schiaffo sulla guancia a cui vuoi meno bene. Quindi prepara la mano, così la guancia, va bene, come preferisci tu, sì, anche un po' più forte, anche un po' più forte, ecco la violenza di cui parlavo. Mi piacesse, qua questa rubrica è pesante, è forte, guarda che le domande sono tutte a membro di Segugio, te lo dico. Cioè, la mano non può essere piuma, insomma, ecco, diciamo, devi crederci. Allora, partiamo? Sì. Sei pronto, Francesco? Pronti. Vai già, pronto, già la mano pronta. La mano deve così essere già. Pronta. La mano pronta, se no non... ecco, sì, sì, ecco, bravo. Vai. Ok. Vai Francesco. Perfetto, ogni volta ce la rimpagliamo la prima volta. No, dai, vai tu. Ma dovevi vincere tu. Partiamo dal presupposto che queste domande le crea sempre Grace e io non le leggo mai prima, quindi io le scopro mentre le leggo. Ve lo dico proprio, adesso voglio fare outing e lo dico, è così, cioè... Non lo faccio mai. Va bene. Mai. Vedi come si deresponsabilizza Francesco D'Alessio. No, cioè, io non metto niente, non mi prendo responsabilità. No, non si prende responsabilità, ragazzo. Esatto. Allora, momento Caterina Ballivo, il momento la responsabilità. Sì, sono quasi appesa e quindi partirò con la prima domanda per te, Francesco, ospite. Perché se no... Ok, 3, 2, 1, mercoledì o sabato? Sabato. Schiaffo. Troppo tempo. Lo schiaffo, ma cos'era quello schiaffo? Si dia uno schiaffo serio. Allora, 2020... ascoltami, Francesco, 2020 o 2021? 2021. Beh, vabbè, questa vabbè. Te la concediamo. Pacco, Amazon o Just Eat? Amazon. Tommaso, Sun o Paradiso? Paradiso. Schiaffo, perché non lo sopporto Tommaso Paradiso, perdonami. No. Sì, va un po' così. Allora, adesso questa carezza, comunque, per favore, non si può il vedere. Ragazzo, il ragazzo non si al ragazzo non piace la violenza, cari miei. Ho capito Gandhi, però tutti quei muscoli saranno lì a fare qualcosa, no? Cioè, dai, allora. No, dammi un gusto, però, dai. un pochino. Allora, eccoci qua, All Together o Now? Now. Sopra o sotto? Sotto. Sexting in lockdown, più di ieri o meno di domani? Domani. Schiaffo. Meno di domani, schiaffo, dai. Era più di ieri o meno di domani? Domani. Date sto schiaffo. Sentito giovedì adesso, pomeriggio, però, dai. Giovedì... Ti hai sentito? Il rumore dello schiaffo, no? Vabbè, puoi migliorare, non preoccuparti. Ma non finisce qui. Rotatoria o ratatouille? Rotatoia, che è un po' un mix tra le due, no? Nel dubbio. Abbiamo sempre ospiti imbriachi, cioè spiegatemi questa cosa. Sì, anche secondo me. Come se io fossi stata sobria, mi chiedevo le domande. Io non bevo. Io sto bevendo. Astemio anche, schiaffo perché sei astemio. No, ma non sono astemio, non bevo perché fa male. Fa male, certo. Comunque, no, diceva... dopo questo... Ho sbagliato ospite questa sera. Cosa è questa cosa? Anche l'ospite che dice che bere fa male. Ma ragazzi, ma cioè, non siamo mica la Rai qua, Francesco, ho capito. Ah, non siamo la Rai. Sì, Non sembra il momento di dirti. Ok, quindi Giovanna d'Arco o Civitillo? Giovanna d'Arco. È la moglie di Amadeus, come chi è? Mamma mia, dai. La conoscita... Pensavo fosse la tua amica di casa. Ragazzi, però, il mio livello di cultura lo so che è difficile da raggiungere, ma comunque per allora il vostro figlio. Nella tazza di Francesco. No, ho ragione. Nella tazza di Francesco c'è il Barbera sicuro, se questo è possibile. Esatto. 22, puoi dire la verità. L'ospite ricorda nel dubbio Eternit, esatto, come sempre. Allora, andiamo avanti. La domanda la faccio io. Sanremo o Sanremo?
Sanremo. Perché Sanremo? Perché Sanremo? Para papà. Pa. 2x2 o 4x5? 2x2. Ah beh, sì, anche io ho delle tabelline a cui sono più affezionata. Anche io, sì. Dico. Io ho vinto le tabelline. In salotto? Sì. No, ma ragazzi, cos'è la Balivo stasera che parlate, un casino. La Balivo. Ma questa non ha mai vinto niente nella vita, pensa tu, e lui ha vinto una gara di tabelline. Ho vinto il Babbo Natale cioccolato. Ma dai, che buono. Oh. Ecco, questa sera non lo vincerai. Penso che non vincerai nulla questa sera, Francesco, mi spiace. Grazie per aver condiviso questo ricordo. Allora, in salotto o in cucina? Cucina. Bravo. Mm-hmm. Apocalisse, Lassie torna a casa e sbrana l'umanità o Gremlins cannibali? Lassie torna a casa. Sempre. Mm, schiaffo, schiaffo. Brana l'umanità perché? C'era anche però schiaffo ma per che già ma che stai dicendo? Che l'ha fatto tutto male. Andiamo avanti, bello. C'era anche gli schiaffi in modo sexy. C'era... Esatto, è troppo. Non sono capace, devi fare dei tutorial secondo me. Biondo o Moro? Moro. Ah, Francesco Biondo risponde Moro, interessante. Birra o Borra? Birra, no, ma questa cosa, ma cioè, come fai? Cioè, ma come si fa? No, è stato detto su Rai 1, è stato detto su Rai 1 nel programma della Clerici. Scusami, quindi perché non si potrebbe dire su Twitch? Non ho capito. La citazione colta di un momento televisivo molto alto, non è colpa nostra, cioè, dire. Sapone. Bravo, vedi che bravo, vedi che mi sei colto in modo trash. In modo trash. Dormire o soffrire? Dormire. Beh. Sì, anche secondo me è meglio. Soffrire no. Icone. Icone, Sandra Milo o Carmen Di Pietro? Carmen Di Pietro. Sai che sono d'accordo con te? Un po' anch'io, dico la verità. Però non è giusto. Proprio a livello intellettuale. Cacca, questa è la domanda classica di Grace. Cacca, quante volte la fai al giorno? Una. Ah, un po' stile. Una. Un po', no, non sono stile, no, dipende. Se mangio molto più di, un più di una volta al giorno. Certo. È interessante. Dipende quanto mangi. Noi abbiamo questo momento medicina 33 a cui teniamo moltissimo. E quindi... No, si sbilancerà tra poco. Si sbilancerà. Allora, Candy o Candy Crush? Candy Crush. Non sono per Candy Candy. Meryl Streep o Glenn Close? Meryl Streep. Mm. E chiudiamo con amore o calesse? Amore. Schiaffo, dai, non ci credi nemmeno tu, cioè ci hai messo 40 anni a rispondere. Lo schiaffettino adesso te lo tiri. L'ha detto dopo 20 minuti, bravo. E chiudiamo in bellezza questo bruciapelo. Via. Questa sera c'è una novità per la rubrica Ti entro dentro, grazie, la vuoi spiegare tu? Perché noi abbiamo cambiato la Ti entro dentro, cioè stasera abbiamo un momento dove dovrai proprio cominciare a fare un po' la veglia, sì, perché noi di solito cosa succede? Che con la rubrica Ti entro dentro chiediamo di fare all'ospite uno stacchetto a cappella, ma... Praticamente a sto giro abbiamo trovato il budget per craccare la sigla da TikTok, credo. Non lo so, comunque, siamo riusciti a trovare una sigla per questa cosa, visto che la rubrica che stai per vivere, Francesco, si chiama Ti entro dentro ed è una rubrica un po' zozzetta, abbiamo voluto chiedere l'aiuto di una suora, e quale suora, tra l'altro, di spettacolo, non Suor Cristina, però di Sister Act, in una versione molto rivisitata, affinché possa pregare per le nostre anime, per i nostri peccati, che faremo da qui a poco. Assolutamente. Prego. È tutto per te, noi la vogliamo vedere qualche secondo. Anche di più. Beh, la vediamo ma non la sentiamo, quindi risolto, no? Anche io non la sento. Vabbè, sembrano tanti pinguini che battono le mani, invece sono suore, ed era un video molto divertente. Niente, purtroppo mi dispiace. Il budget che abbiamo craccato non è stato sufficiente, quindi... quindi ora ti chiederemo, Francesco, di fare comunque lo stacchetto a cappella per la rubrica Ti entro dentro. Cosa significa? Che dovrai trasformarti in una meravigliosa letterina di passaparola e canticchiare, ballicchiare, insomma così, in modo molto stilizzato, molto alla veloce, Ti entro dentro. Mi raccomando, questo è il nome della rubrica. Devo ballare. Questo è il nome della rubrica. Stacchetto a cappella, sì. Esatto, mi raccomando. Sei pronto? Vai. Cosa devo cantare? Ti entro dentro. Devi canticchiare Ti entro dentro, come ti pare, per fare un piccolo jingle.
Mi vedete? Sì. Ti vediamo benissimo. Ti entro dentro. Ma lui la musica la sta sentendo nelle orecchie, secondo me. Sì, nella sua anima, è una cosa bellissima, introspettiva. Però mi ha convinto comunque, cioè ti entro dentro e ha fatto anche così. Mi è piaciuto molto questo ti entro dentro, ma adesso è arrivato il momento. Sì. Ti entro dentro per dare i numeri, devi scegliere un numero da 1 a 30, a ogni numero corrisponde una domanda a cui tu dovrai ovviamente... Non ti faremo 30 domande, tranquillo, però noi ti faremo la domanda al numero 1. C'è il sangue nel ritmo. C'è il sangue nel ritmo, sì. Quanto manca? A cosa, Paolo? Quanto manca? C'è iniziato. Bene. Stasera anche il pubblico è un po'... un po' ubriaco. Sì, va bene. Siamo messi bene. Ma in un'altra vita, forse. Allora, quindi devo dire un numero. Dai un numero, vai. Sì. Ma il 17. 17? 17. Vado io, prego. Il posto più assurdo dove hai fatto sesso? Domande più zozzette queste. Mi becca proprio la domanda... Ho preso proprio la domanda, quella hot. Hai preso proprio la domanda. Sono un po' tutte hot. Beh, l'ho fatto qui, in ufficio. Ti vediamo adesso. Dove l'hai fatto? In ufficio? Eccoti. Dicevi? Sì. Dicevi? Dove l'hai fatto? Ho detto in ufficio. In ufficio. Eccoti. Ti abbiamo un po' perso. Sì. Diciamo, o è su un micio o è in ufficio. Io spero che sia in ufficio. Perché... In ufficio. In ufficio, non, ok. Non con un micio. Allora, no con un su, micio. Lo so. In ufficio. E com'è andata, insomma? In ufficio? Voi siete particolari? Beh, insomma, non esageratamente. Siete stati beccati? Sì, era un po' pericoloso, diciamo, dai. Certo. Perché comunque era un ufficio confinante con un altro ufficio, quindi poteva andare qualcuno. Ah, quindi uno. Negli altri uffici la gente lavorava. Sì, quindi è stato un posto un po' particolare, perché alla fine poi se entrava qualcuno ci beccava. Però è rischioso. Però siete riusciti a portare a termine la fasenda, insomma, cioè è andato sì, tutto. Sì, 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 sì. Avete visto, ragazzi, il timidone, il bravo ragazzo, tutto così, no, ma certe cose però magari non le dico. Eccolo qua. Però che poi vabbè, ma c'è in pieno giorno, in orario di lavoro. Perfetto. Senti, caro ragazzo dell'ufficio, con letto bianco, dai un altro numero, vai. Dell'ufficio. Un altro numero? 3. 3? Sì. Allora arrivo io 3. Con la domanda che corrisponde al numero 3. Allora, la cosa più divertente o quella più imbarazzante che ti sei sentito dire o che hai detto sotto le lenzuola? Che mi sono sentito dire più imbarazzante? Mm-hmm. Sì, o anche una cosa divertente, insomma, una cosa curiosa. Non lo so, uno ci ha raccontato che... No, cos'era? Elfo, la settimana scorsa, la cosa più imbarazzante che gli hanno detto sotto le lenzuola è stata tipo, ma è dentro? Ah, no, è vero. Sei entrato? Tipo. Allora, è entrato. Si blocca sempre la connessione a Francesco P, è vero. Siamo disperati. Abbiamo un po' di disperazione. Sì, si blocca un po', sì. È un po' a minchia. No, la cosa che mi ha passato di più... Che mi hanno detto che la posso dire? No, un po' che non ci sono bestemmie, si può provare. Dai, non ho capito niente. Pensa un po'. Con le palle, siamo sicuri di volerlo sentire. Vuoi scrivermelo privatamente? Sì. Prima vediamo se no. Cioè, te lo dico a voce. Dillo a voce, vai, lanciamoci. Vorrei dirlo? No, delle belle palle. Hai delle belle palle, ti hanno detto. Ah, è una cosa imbarazzante. È un bel complimento, è una bella cosa. Sì, una bella cosa. Mi raccomando, ragazzi,
anch'io ho provato che si sono palle alla fine. Cosa può succedere con le palle? Cose. Però mi raccomando, diamo questa notizia a tutto il pubblico, non rifatelo a casa, gli ospiti sono preparati, mi raccomando, non andate a dire in giro che hanno delle belle palle altre persone. Mi raccomando, lui è saputo. Perché no, insomma, comunque portiamo a casa questa informazione su Francesco, però ha delle belle palle. Mi fa piacere. Assolutamente, ma Grace, io passerei, dopo questa informazione di cui veramente, insomma... Non ci dormirò stanotte. Abbiamo raggiunto il nostro scopo. Questa rubrica non ci serve più a niente. Passiamo a quella dopo, giusto? Vogliamo dire questo? Cosa possiamo sapere di più di questo ragazzo? Con noi? Sappiamo che ha delle belle palle. Grazie per averci dato queste informazioni. Illuminato. Dai, non è da tutti. No, anzi, cioè, voglio dire, cioè, insomma, è una cosa molto bella. Ha pienamente ragione. Anche un merito, in fondo. Ragazzi, Antonio ormai è andato, quando sorride io vado pensavo di tutto ma tranne le palle. Antonio ormai è sconvolto, sì, cioè, sì. Si sente una teenager al concerto dei Backstreet Boys. Quando sorride vado in tachicardia, cioè diciamoli tutti. Mettiamoli in primo piano, guarda, tutto per Antonio. Wow. Tutto per Antonio. Francesco D'Alessio, noi quante puntate abbiamo fatto di Venerdì Notte? Forse 85, mai ricevuto dei complimenti del genere comunque. Grazie. Infatti, grazie. Noi ce ne andiamo, ciao. Facciamo fare tutto a Francesco. Ma no, ritorniamo. Rieccoci. Non vi siamo mancati, ma adesso vi faremo rivedere Francesco, eccoci. Eccolo allora, qua. Passiamo un po', io vorrei testare questo ragazzo anche sulla sua cultura generale. Come sei messo a cultura generale, Francesco? Vediamo, possibilista, ma stiamo proprio grazie a quante ne sai la nostra rubrica. Quanti? Di cultura generale. Esatto, sì. Ci dicono, ma quindi in altre caratteristiche sulla carta d'identità tiene scritto ha delle belle palle. Sì, ma anche su LinkedIn, cioè così, in generale lui ha voluto diffondere questa informazione. Vabbè, segni particolari, hai delle belle palle. Esatto. Allora, caro Fra, questa rubrica è meravigliosa. Adesso usciamo un attimo dal discorso palle, magari lo riprendiamo più avanti. Ma andiamo avanti. È Natale, esatto, insomma, abbiamo anche l'albero, le palle. Abbiamo tutto, non ci facciamo mancare niente in questo programma. Detto questo, caro il nostro Francesco, in questa rubrica succede che noi ti faremo delle domande di cultura generale, tu dovrai rispondere. Se sbagli, ad ogni sbaglio corrisponde una penitenza. Ma. Ah, vado, ok. No, niente, è morto no. Francesco, non importa. No, io c'ero in realtà, volevo vedere, ho detto magari coglie Grace che questo mio blocco. Ti si è scaricata la batteria, no? Ma. Basta. No, allora, ma potrai fare esattamente un errore, così timido ma senza tende, bravo Matteo, ottima osservazione, ce l'hanno con te Francesco, eh? No, con te. Così timido e senza tende, no, come si spiega questa cosa? Ti conviene chiudere. Finto timido, ma l'ho detto dall'inizio Leonardo, so che... Comunque, un errore lo potrai fare, perché il primo errore che fai ti viene abbonato e non ci sarà nessuna penitenza. Dal secondo errore in poi, mi verrebbe da dire, penitenze come se piovesse. Ti puniremo moltissimo per la gioia del nostro pubblico. Al nostro pubblico, tu puoi chiedere l'aiuto del pubblico, appunto, come tirandoci uno schiaffo, vero, per favore, ma tieni conto che loro ti aiuteranno, forse, perché vogliono vederti sbagliare e ti vogliono vedere penitente, quindi fidati fino alla fine. Non mi aiuteranno. Quindi. No, assolutamente mai, però noi siamo onesti, te lo diciamo. Chi lo sa. Passiamo subito alla primissima domanda che ti leggerà la nostra meravigliosa Grazia Sambruna. Eccomi. Allora, il quotidiano più venduto negli Stati Uniti qual è? New York Times, USA Today, Los Angeles Chronicles, Washington Post. È New York Times. Bravo, questa l'ha presa, è veramente il mio. Magari la sapeva anche, non so, che dobbiamo mettere in dubbio? No, ma infatti ho detto questa la sapeva. Io sono laureato. Voglio dire. Dici. No, New York Times. Non è è laureato in New York Times, ma cosa dici, Greg? New York Times, non lo so, magari. Il nome dell'aspirante monaca. Il nome del l'aspirante riesco a leggere da qui.
non riesci a lei, avvicinati, vieni più vicino, vieni, vieni Gioia. Non mordiamo, un attimo limoniamo a distanza. Allora, il nome dell'aspirante. No, non ti diamo le opzioni, devi saperlo, cioè voglio dire, cioè che cavolo, non la sai, te lo diciamo noi. No, Francesco, non ti preoccupare, io oggi quando Francesco mi ha fatto questa domanda gli ho risposto Monica, quindi perché no, alla fine. Monica. Non può chiamarsi Monica, scusa. Si può chiamare Monica, esatto. Troppi però... porno, la somma non la dico, esatto, troppi porno, dice non ci vedo un tubo. Esatto, non ci vede in quel senso, penso volesse intendere. Comunque l'hai sbagliata perché non l'hai azzeccata, quindi questo è il primo errore, ma non ti succede niente. Il nome la risposta è la novizia, comunque, se novizia. Qualcuno interessa, però la diamo così per informazione generale. La diamo. È la novizia. Andiamo alla passata. Non sbagliare più, mi raccomando. Cioè, no, esatto, anzi, non sbagliare. Non sbaglio più. In quale oceano si trova la fossa più profonda? Atlantico, Antartico, Pacifico o Indiano? Io credo a Atlantico. Bravo! È il Pacifico. E pensa che la fossa si chiama Abisso Challenger e si trova in prossimità della fossa delle Marianne. E per informazione, perché noi facciamo anche divulgazione scientifica, certo, è proprio 10.994 metri. Ma dopo questa divulgazione scientifica, signori miei, è arrivato quel famoso momento, quello in cui dovete, tanto sappiamo che fate assembramento, tanto sappiamo che siete a casa con la nonna, con la zia, con le cugine, tutto quanto. No, su Zoom a vedere i veli di notte. Esatto, andate a chiamare tutti i parenti, telefonate, amici, cugine e maialini, perché questo è il momento in cui il nostro Francesco, se sbaglierà, e sbaglierà, si dovrà denudare. È arrivato il momento, caro Francesco, sei pronto? Sei abbastanza vestito? No. Hai tre strati. L'aveva un po' sottovalutato questa cosa, mi sa. L'aveva un po' sottovalutata, ragazzo, l'ho visto un po'. Quando è arrivato nella prova tecnica aveva anche un maglioncino, adesso non ce l'ha più. Adesso un'ottima idea. Bravo. Allora, Francesco, cosa succede? Noi adesso ti diremo praticamente, molto velocemente, dei titoli di canzoni che dovrai cantare immediatamente. Non dovrai sbagliare, non dovrai fare na-na-na-na-na. Dovrai proprio cantare. Dovrai indugiare, bare, non so con quanto. Non dovrai perdere tempo, non puoi perdere tempo così. Oppure saranno invece delle capitali, noi ti diremo uno stato e tu ci dovrai... ciao. Dire la capitale, altrettanto velocemente. Esatto. Io devo dire la capitale. Non ogni errore. Nello stato. Quando invece ti diamo il titolo di una canzone, devi cantare la canzone. Se sbagli, perdi tempo, come ti dicevamo poc'anzi, ti dovrai togliere un indumento. Un indumento. Tutto chiaro? Ti ricordiamo che i calzini valgono doppio. Cioè, i calzini valgono uno, non doppio. I calzini valgono. Okay. Sì, sono concorrente unico, tipo quando il grande fratello vanno mamma e figlia, le gemelle, queste cose. Esatto. La presa vita è quella e poi via. Li chiameremo. I calzini. Ok. Tutto chiaro? Bella Maria Teresa, okay, benissimo. Cari. Bene. Okay. Allora, prego Francesco. Batti lei. Batti lei. Vabbè, allora batto io veramente. Bello dire detta così. Portogallo. Lisbona. Bravo. Siamo partiti simpatici. Bangladesh. No? Non sa la capitale del Bangladesh, voglio dire. Sono molto delusa da te, Francesco. Bangladino. Esatto. Cosa è Dhaka, la capitale? Dhaka. Cosa ti vuoi togliere? Una scarpa, due scarpe? Da cosa cominci? Devi mostrare. Devi anche mostrare. Allora, facci vedere per gli amanti del fetish. Toglili però, che stai aspettando? Che te li viene a togliere grazia su. Ehi là, ragazzi miei. Ehi là, il piedino. Si mette. E l'altro calzino. Va via anche l'altro calzino, ragazzi. Ta-da-da-da. Wow. Grazie, caro. Bene, andiamo avanti. Prego, sei stato bravo. I calzini. Adesso abbiamo una canzone assolutamente in tema, Last Christmas, I gave you my heart, heaven made a mistake, you're giving away,
La sa, la sa. Beh, You Fall in a Way mi è piaciuta come nuovo testo. You Kevin Away, Kevin e Battery Boy, benissimo. Senti, Last Christmas, Bhutan, non è una parolaccia? Bhutan? Non è neanche una canzone, è uno stato. Il Bhutan. Che ha addirittura una capitale. Facile. Bhutan. Ci andiamo in vacanza tutti gli anni. Quanto ci ho svernato io nel Bhutan. Tutti gli anni ho svernato. Sì, svernato. A tutti gli anni andiamo a Thimphu, cioè nel Bhutan. Cosa ti la togli? Capitale del Bhutan. Io te l'avevo detto, è una settimana. Se non sto pensando che ci droghiamo. Ripassati. Non lo so. Settimana, studia. Che guarda che questo non è il classico programma dove vieni, c'è l'intervista, ti facciamo quattro domande. Non ero bravo in geografia. Mi dispiace, nessuno, ma... appunto per questo che abbiamo messo le domande di geografia. Non sei qui per sfruttare lo sponsor, mi dispiace. Vai, quindi cosa si toglie, ragazzo, adesso? Scegli. Quanti una maglia. Una maglia, quante ne hai? Vai, toglila. Una è... Non è subito a petto nudo così, bravo. Esatto, impreparato con nota sul registro. Sì, sì, con la penna rossa, proprio ciao. Ecco, dai. Ragazzi, che bei tatuaggi. Che vediamo. Grazie. Sì, sì, mostraci. Belli, molto carini, ci piacciono. Guarda che roba, e la Peppa. Wow, bello questo, mi piace molto. Vabbè, ma non siamo qui per parlare. Non avete del ragazzo che si è innamorato di Francesco, perché dopo questo non so se lo troviamo intero. Dopo il sorriso ha visto anche i tatuaggi. Dopo il sorriso dice anche i tatuaggi. Dopo il sorriso esatto. Anche i tatuaggi. Esatto. Se puoi per favore dichiarare di stare bene presso ovunque tu ti trovi, eccolo qua. 118, chiamate un po' il 118, ecco. Antonio. Andiamo avanti, Francesco, vai. Allora, Grace. prossima. Guatemala. No? Questo è facile, direi che bei pettorali, certo Mima, hai ragione, ma chi li vede? Guatemala. Questa è facilissima, io te lo dico. Io risponderei Guantanamera, però invece... Vuoi toglierti già qualcosa? più facile no. Io stavo proprio guardando i tatuaggi, cioè si può... Tanti cioè, tatuaggi, Francesco, da dire. Vabbè, allora te la diciamo noi, la capitale del Guatemala, caro, è Città del Guatemala, potevi arrivarci. Città del Guatemala, infatti c'è la... Pompieri, Antonio prende fuoco, esatto Francesco, esattamente. Vai Francesco, cosa ti vuoi togliere adesso, Gioia? C'è ancora qualcosa da toglierti, sì, che ho dei pantaloni. Ho solo i pantaloni e le mutande. Tesoro mio, non è colpa mia se non ti sei sufficientemente vestito, fa pure freddo, siamo in inverno, esatto, come dice Matteo da YouTube, Città del Guatemala, vedi che lo sapevano. Poteva suggerirtelo no. Prima, tesoro santo, cosa ti vuoi levare? Sono i pantaloni, Gio. Mi dispiace, non è colpa mia. O uno strato di pelle oppure i pantaloni, puoi scegliere, insomma. Facce vedere come le togli il pantalone, insomma, gioia santissima, che ti dobbiamo dire? Ehi là, che belle mutandine, ragazzo. Salve! No, ci sono le mutandine bianche, insomma, hanno un che di sexy. Le mutandine bianche sono più sexy. Hai ragione, sono d'accordo con te, piacciono. Belle, grazie. Giustissimo, no, ma noi siamo pienamente d'accordo a metà con te. Cioè, proprio... i pantaloni. Sì. Stanno guardando tutti i pantaloni, chi ci sta seguendo. Sicuro guardavano proprio il jeans. Antonio continua a dire, penso di non farcela. No, farcela. Non riesce neanche più a scrivere, guarda, le lettere. Guarda, ti fa anche un regalo il nostro Francesco. Un altro tatuaggio. Un altro tatuaggio ci fa vedere, grazie. Che bel tatuaggio. Cos'è? Scusami, non riesco a vederlo. No, bello, giuro. Come con i denti dei bambini, praticamente. No? Che bello. No, è che si vedeva un po' sgranato. Anto, sei vivo? Ci chiedono. Sì, è vivo. Ma andiamo avanti perché non è finita la cosa. Esatto, belli pantaloni rossi. Vero? Allora,
Una canzone adesso, la regola dell'amico. Dai, siamo anche buoni ogni tanto. La regola dell'amico non basta mai, se sei amico di una donna non ti torni. Dai, mai niente, ma mai. Niente, oh, mai, dai. Mai. Rovinare un così bel rapporto. Va bene, altra canzone, siamo buoni. Blu, Eiffel 65. I Blu? No, Blu è il titolo della canzone degli Eiffel 65. I'm. Ma tu, dai, non è vero che non la sai. Non è così, quasi nato. È nato nel 2010. Ma in che anno sei nato? Nel 2010, se non sei Blu, scusa, abbi pazienza. Niente? E non la sa. Peccato, avevamo ancora una cosa di canzone. Eh sì, certo, dopo che l'abbiamo cantata noi. Così però ce la fanno un po' tutti, Francesco. Cioè, no. Quella, certo. Francesco, cosa ti vuoi levare? Cosa ti vuoi levare? Su, sei un falso vecchio. Finito tutto. Noi non ti vediamo più. Ti sei incantato, purtroppo, sul momento più bello. Il ragazzo si è incantato, si è bloccato. Lo ricorderemo. Eccolo, no? È tornato. Cosa ti vuoi levare? Cosa devo togliere? Allora, mio caro, cosa vuoi togliere? Da contratto, purtroppo, ti devi togliere anche le mutande. Purtroppo, da contratto, ti devi levare anche le mutande. Hai firmato un contratto, non è colpa mia, scusa, no, Grace? Beh, poi lo puoi rimettere se proprio ci tieni, però almeno ovviamente siamo in un programma che stanno guardando anche dei bambini. Non farne vedere. Ma di chi? Quando? No, vabbè. Le ha già tolte. Non ha neanche aspettato che finissi la frase. Le ha niente di farci pregare. Cioè, proprio l'abbiamo dovuto pregare, ragazzi. Cioè... Chiedo sempre notizie di Antonio perché sono in apprensione, però se vuoi... Puoi rimanere senza mutande durante il resto del programma. Poi ti diremo noi quando levarle. Mettile via, buttale via. Andiamo avanti perché adesso non posso togliere più niente. No, ma infatti adesso noi dopo questo ovviamente la parte diciamo di nudità la dobbiamo adesso bloccare. Adesso posso solo mettere. Adesso, te lo permetteremo, sì, altrimenti no, insomma, dipenderà molto da noi. Per ora dipenderà. Ma andiamo avanti con una domanda di cultura generale. Cosa ti vuoi mettere? Le posso mettere all'asta? Puoi metterle all'asta? Guarda, sì, dopo l'apriamo, non ti preoccupare, va benissimo. Certo, assolutamente, se qualcuno volesse le mutande di Emporio Armani del nostro Francesco Parisi, voglio dire, l'asta parte da 15 euro. Cioè, va bene, 15 euro. Come esatto, il fatto di aver partecipato e aver partecipato nella produzione viene di notte anche, però, scusa. Stiamo partendo da me. Non le lavi neanche? Non le lavi neanche? No, gliele do così direttamente, scusa. Ah, direttamente così? Cioè, per amanti del genere. Vedi come si fa a farsi bannare da Twitch la prima sera che ci sei sopra? Così, secondo me, sono discorsi di questo tipo. Sì, sì. Assolutamente. Senti, caro mio, andiamo avanti con le prossime domande. Allora, una di queste città, mio caro, non esiste. Quale? Camposanto, Chiavano, Orino sul Vate, Ramazzano le Pulci, Valle delle Fiche. Solo una di queste non esiste, caro. Te lo dico? La Valle delle Fiche? Anch'io avrei detto quella, tipo la fica non esiste, è quella bell'idea, così un bel messaggio. Invece, guarda, ti dico subito che in realtà quella che non esiste è Orino sul Vate. No, è Orino sul Vate che non Cosa? Esiste. Ma esiste Orino sul Vate. No, che sul mare, ma c'è scritto sul Vate. E non legge, ha detto. Ah, già, giusto, è vero. Orino sul Vate. No, per non riesco a leggerle. Mi dispiace. Orino sul Vate. Mi spiace. Orino sul mare. Orino sul Vate, non sul mare, sul Vate. Ma io ho detto sul Vate oggi, quindi, quando me l'hai detta, Francesco. Ho capito, ma tu puoi leggere, mo Grace. Allora, dunque, Orino sul Vate non esiste, ma esiste Orino, comunque volevo dirvelo, ed è in provincia di Varese, Camposanto in provincia di Modena, Chiavano in provincia di Perugia, beati loro. Chiavano sarà?
Sarà chiamano, vabbè, per me chiamano. È una accettata diversa. Beh, Biali, chiamano... Ramazzano le pulci, Ramazzano le pulci esiste, ed è in provincia pure lei di Perugia. Ramazzano e Valle delle Fiche, un comune di Rio nell'Elba, in provincia di Livorno, l'isola d'Elba. Esatto, abbiamo quindi un'altra meravigliosa penitenza per lui. Adesso la prossima penitenza. Quale penitenza gli facciamo fare? Ma io gli farei fare quella del ballettino, perché secondo me siamo arrivati anche un po' al momento in cui lo vogliamo vedere un po' muoversi, questo ragazzo. Si è rimesso le mutande? È solo quello. Si è rimesso le mutande, Francesco? Sì, l'ho messe, sì, certo. Ah, ok, allora puoi fare la prossima penitenza. Allora abbiamo la penitenza per te. Oh, dunque, in questa penitenza noi ti chiederemo... Scusami? Tu hai capito? Chihuahua. Io ho capito Chihuahua. Che non capiamo. Ma non è tipo la fake word per questo discorso. Possiamo dire Chihuahua tutti e tre a caso? Chihuahua. No, ma stasera la mente non ce la possiamo fare. Chihuahua. Perché effettivamente lui cosa ne sa? Dopo il bruciapelo che gli abbiamo fatto dire qualsiasi cosa senza senso, ha detto ma Chihuahua se volete, sì, perché no? Io volevo chiedere scusa al pubblico. Purtroppo la connessione di Francesco è un po' più lenta, no? Per chi si fosse collegato in questo momento, quindi noi cerchiamo anche di portare avanti la trasmissione. Sembra di stare in un altro programma. È un programma ancora, sì. Allora, Francesco, se mi senti, adesso dovrai fare un ballettino sulle note di una canzone che arriverà, sentirai questa canzone, dovrai ballare in maniera molto sexy una canzone che è un po' anche in qualche modo un omaggio che abbiamo fatto a una persona che tu conosci molto bene, con cui hai... Ricorderà una persona che conosci, però è imballabile questa canzone. In ogni caso dovrai ballarla in modo sexy. Wow, è New Eternity. Sì. Assolutamente. Ti sta per arrivare la canzone, sei pronto, caro? Pronto. Oh, questa è la canzone che dovrai ballare. È l'inno nazionale svizzero, il salmo svizzero. Alzati in piedi e balla il più sexy che puoi. Non lo fa. Mettiamo tipo... Eccolo! Ah. Oh. Che è anche un po' natalizia, se vogliamo, questa canzone, no, Grace? Sì, anche. Sì. Sì. L'ascolti mentre mentirò, con l'altro tatuaggio. Si sta facendo la doccia il nostro Francesco, si lava le ascelle. Sono la doccia. Ma bellissimo, grazie. È veramente un momento unico, veramente. Noi ti ringraziamo, Francesco, per averci regalato questo momento. Guarda, lui continua a ballare. La musica è finita. Fermate. Ma le nostre parole sono come musica alle sue orecchie ormai. Hai ragione. Guarda, quanto sei poetica. Ma stasera... Stai ballando anche a ballando con le stelle, no? Ormai sei pronto. Guarda, appena finisce questa diretta io chiamo immediatamente Milly, che è la mia grande amica, e ti segnalo. Sì, sì, gli mandiamo direttamente la... Gli mandiamo direttamente... Perché no? Scusa. Direttamente. Andiamo avanti, non abbiamo ancora terminato. Fare anche con questa diretta. Solo che adesso ormai ho dato spazio ai giovani. Certo, è giusto. Giusto. Poverino, gli avete fatto perdere il 70% del suo sex appeal. Ma non è vero. Lui è venuto che balla sotto il coro degli angeli. Sta volando Jack. Ciao Antonio, ho capito il mood e lo spirito di questa prova. Grazie Antonio, che hai capito perfettamente quello che noi volevamo intendere, perché lui è il... Antonio secondo me è oggettivo comunque, non è che... In questo momento è molto oggettivo. Allora, andiamo alle domande di cultura generale? Ma direi proprio di sì, assolutamente. Vai, dai. Grazie. Come viene comunemente detto il furto di bestiame? Rubato, torato, abigeato, pragelato, rubare le pecore. Mm.
Dobbiamo stare qua fino a... Ma però anche tu, Francesco, impegnati un po', ma potrà mai essere rubare le pecore, scusa. Sì, anche se rubi delle mucche, comunque rubare le pecore, per convenzione, si dice così, tra i fattori. Sarebbe avvigeato, comunque, solo per... Esatto, avvigeato. Ma che rubare le pecore? Ma io non so. È rimasto sul rubare le pecore. Non ce la facciamo. No, eppure non è così, come direbbe Laura Paolo. Scondito. Cipriani, stai. Non hai capito, fermate il gioco. Interrompete. Andremo avanti con una nuova penitenza. Vai, Grace, è tutta tua la prossima penitenza. Quella è quella che più tu ami e che mi fa ridere tantissimo. Le vocali, però se lui non riesce a leggere sullo schermo perché non diventa un po' più proiettiva. Si deve avvicinare un po' allo schermo. Avvicinati un po' allo schermo, Francesco, adesso per la prossima rubrica, perché sennò non... Perché ti compariranno delle cose in sovraimpressione, diciamo. Capisci? Allora, ti compariranno dei nomi di personaggi famosi, titoli di film o di canzoni, e tu dovrai leggerli con la vocale che ti diciamo noi. Ok? Lo vogliamo ricordare così. Sì, basito, è un po' anche avvilito. È tutto chiaro? Dove vedrai però l'asterisco, dovrai cantare quella canzone, però solo con quella vocale. Con la vocale da noi indicata. Non si sa. Lo ricorderemo di nuovo così. Vabbè. Si è perso a Desenzano del Garda nel... Ci rimasto male. Ah, no. Sembrava un po' chi l'ha vista. Comunque, la mia religione lo impedisce, io non voglio fare. Allora, la prima vocale si parte con la U. Forse. Forse. Francesco, allora, dunque, cosa facciamo? Francesco, ci senti? Nel dubbio? Francesco, l'ospite? A vederlo così o azzarderei un no assolutamente? No, diciamo. Ci senti, ok. La connessione è un po'... Ok, sì, è un po' sminchia la connessione, non ci sente più, è proprio andato direttamente, vi sento, e poi invece non ci ha più sentito. E quindi anche la connessione è timida, come dice il nostro Matteo Scaringella. È vero. Vabbè, la possiamo fare noi volendo questa prova, voglio dire, non l'abbiamo mai fatta, voglio dire, possiamo anche tranquillamente farla. È vero, farla. Assolutamente. Cioè, sì. Se non torna l'ospite, cosa dobbiamo fare? Abbiamo l'amico dell'ospite che vedo collegato, già, lui ci sente, secondo me, nel dubbio, però l'amico dell'ospite è nel dubbio. Ma vogliamo tirarlo sul, Francesco? Tiriamo su, facciamo una cosa che non abbiamo... Esatto, Francesco cambia wifi, ci dicono, esatto. Ma facciamo venire sull'amico dell'ospite, così, però... Sì, a caso, gli facciamo fare questa cosa? Ma sì! Riprovare con Francesco, no? Ok, va bene, telefono senza fili. Tiriamo su, Ezio? Cioè, è morta per caso. Signore e signori, non è mai successo a Vieni di Notte, abbiamo in collegamento con noi l'amico dell'ospite, perché l'ospite non c'è più, abbiamo Ezio. Buonasera. Non è morto l'ospite. Ciao Ezio. No, non stiamo dicendo che... Ciao a tutti. No, assolutamente non è morto l'ospite. Assolutamente. Buonasera Ezio, come stai? Hai qualcosa da dirci? Sai per caso dove è finito Francesco, voi che siete così amici? Non lo so, ma solitamente avrà qualcosa da fare. Ma tipo? Avrà qualche impiccio da fare. Ah, dici che è uno che ha troppi... Ah, quindi tu sei abituato al fatto che lui ci molla le persone così, no? Se ne va. No, ma secondo me è caduta un po' la connessione e sta cercando di rialzarsi anche lui. L'aiuto da casa, esatto, abbiamo fatto arrivare. L'aiuto da casa è la penitenza. Come stai, Ezio? Tu e Francesco da... Tutto bene, voi? Bene, grazie. Beh, da quant'è che ci conosciamo all'incirca da 5 anni, così. Quindi lo conosci abbastanza bene, dai, insomma. Anche tu sei da Milano, giusto? Non dico stupidaggini, sì. Anche tu sei collegato da Milano, teoricamente c'era anche il banner che era legato a te, però ovviamente, aspetta che lo cerco. Allora, eccolo qua. Si può andare in onda. Ezio Lombardo. Senti Ezio, ma tu cosa fai nella vita invece? Sono un impiegato commerciale. Esatto. Ezio, dicono, sembra un protagonista di Suburra, fico. Antonio, buona mille, cioè non importa cosa vedi, comunque sì. Ma perché nuovamente le mutande? No, ma cioè... È
È un'altra persona, Marco. È un'altra persona, questo è Ezio. Le mutande le avrà di tuo, cioè voglio dire. Ezio, non le porto di solito. Comunque. Ah, non le porti, stavo per dirti. Ezio, stavo per dirti, guarda che se Francesco non torna sarai tu a doverti denudare in tutto questo, però se non porti le mutande c'è un problema. Potremmo avere un problema. Siamo ancora in fascia protetta, non possiamo. No, no, la fascia protetta è finita da un'ora, non siamo più protetti. È finita da un pezzo, non ti preoccupare che siamo preparati noi su queste cose. Cioè, se no, quindi gli facciamo fare la penitenza delle vocali oppure gli chiediamo qualcosa su Francesco? Cosa facciamo? Ma non lo so, a me sembra simpatico Ezio, potrebbe fare la penitenza sulle vocali, non lo so. Va bene, facciamola. Ezio di giocare con noi. Cioè te la senti tu Ezio? Ah, okay, va bene, Ezio, ok. Ragazzi. Non lo so, non siete voi, sono io. Ok, io ti Cosa facciamo? Allora, te lo spiega Grazia intanto, mentre io provo a vedere se l'ospite è originale. Francesco è vivo, sì, sarebbe bello saperlo. Allora, caro Ezio, dovrei fare una penitenza che si è meritato Francesco, però insomma l'amicizia è anche questo, no? Sobbarcarsi delle sciagure altrui e fare finta che vada tutto bene. Ora, il tuo buon viso a cattiva penitenza dovrà essere sulla penitenza delle vocali, ovvero noi ti diremo una vocale, ti compariranno sullo schermo delle parole, ti dovrai leggere queste parole, possono essere nomi di personaggi famosi, titoli di film o canzoni, con la vocale da noi indicata. Quando ci sarà un asterischino di fianco al titolo di una canzone, vorrà dire che dovrai cantarla sempre con la vocale indicata. Non le indossa perché anche lui ha delle belle palle. Sì, ne va fiero, giusto? giustamente. Oh, Tamara, allora, ciao, appena arrivata, nuovo format che mi sono persa. No, Tamara, allora ti spieghiamo brevemente. In realtà. L'ospite si è proprio perso, probabilmente adesso si sta per ricollegare perché ho visto che ha letto finalmente i miei messaggi su WhatsApp, probabilmente gli è proprio morto il telefono, con molta probabilità, presumo. Quindi mentre l'ospite si ricollega, noi faremo ad Ezio. Eccolo l'ospite, eccolo, è ritornato. Allora, per me le facciamo ad Ezio, facciamo una testa. Ciao Francesco. Francesco. Scusate ragazzi, ma si è spento il telefono. Però... L'avevamo immaginato. Fantastico. Ma porca miseria, ma cosa sta succedendo in questa casa? Non lo so. Ci sono gli spiriti. Sappiate che abbiamo avuto un sacco di problemi di collegamenti fino alle 22:33 minuti, praticamente. Allora, per far condicio, però, perché insomma abbiamo tirato in mezzo Ezio e le abbiamo spiegato tutto il pubblico, sono due volte che siete stati in testa, ci fa Francesco, tu non sarai mai perdonato. Quindi, dicevo, non ci sono scuse. È venuto Ezio su a salvarti la dignità, perché altrimenti non ci fosse stato Ezio. Cioè, la penitenza con la U la facciamo fare a Ezio e poi la smezziamo praticamente. La prima parte di penitenza la fa Ezio e la seconda parte la fai tu, Francesco, ok? Esatto, quindi incomincia Ezio perché non lo facciamo salire così solo per niente. Quindi Ezio, è tutto chiaro? Cominciamo, ti appaiono, ok? Pronto? Allora, con la U, mi raccomando Ezio. Con la U, dovrei leggerle tutte con la U. Ul to good or no? Francesco come ride. Ultu gudurnu? Cos'è? Allora, devo sostituire le vocali con la U, giusto? Sì. Prima hai detto ciribiribicoda, cos'era? No, era ultu gudurnu. Giustissimo. Adesso ce n'è uno nuovo, abbiamo una nuova sfida. Comunque ci chiedono, vogliamo il doppio spogliarello? Probabilmente lo creo. Vedremo. Vai, leggi. Mukullu unzugur. Mukullu mi piace. Mukullu devo dire sì. Sì. Ezio, devi cantare. Come mai? Ma no, con la U. È facile, bello. Con la U. Come mai? No, come mai? Mukussurui. Scusate, te l'avevo presi bene, quindi pronta da leggere? Vai. Luvu uktuli lumuru duvuru. Bravissimo, l'ultima. Bene, l'ultima.
Ubuntu Ulumuru. Ubuntu, oh, Ubuntu. Dai che stanno arrivando i pompieri, sta arrivando la polizia da l'ambulanza, ma sì, anche il 112 forse, ma sì, anche la polizia. 118. Allora, vabbè, Francesco, continua tu adesso però con un'altra vocale, con la I, stessa regola. Con la I? Sì. Francis? Sì, Francis, che è spagnolo. Dai, dai. Olè. Francisco Scorride. Ringhi. Ma perché Francisco? Con la I, Francischi. Francischi. Francischi Ringhi. Li cirici di Cintini. Era meglio. Oh. Era... Io la prima volta avevo detto la caricano in 101. Comunque, andiamo avanti. Dai. Vai. Li... Fili di limpiritiri. Questa devi cantarla, caro. Mi righi di mitini vidi mi 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 mi. Abbiamo sgavato, Francesco! Cioè, inqualificabile, davvero! Inchini di misiniri, pingiri di pingiri. No, un talento, però, andiamo avanti. GX. GX! Oh, ma bravissimo! Se Francesco ed Ezio sono di Milano, sono favorevole alla consegna a casa con Globo o Just Strip. Giustissimo. O come dice Antonio, Francesco, dillo pure che eri in privato su WhatsApp con me. È vero, Antonio, è vero. È vero, assolutamente, ma non abbiamo ancora terminato. Allora, Ezio, lo lasciamo. Cosa facciamo? Lasciamo la prossima. Direttamente alla prossima rubrica, anche perché insomma, sì, siamo andati abbastanza lunghi tra problemi di connessione e altre cose. Sono pienamente d'accordo con te. Ezio, rimane con noi. Esatto, caro Ezio. Sicuro. Adesso arriviamo. Siamo sicuri. Allora, Ezio, adesso praticamente arriviamo al vero motivo per cui tu dovevi essere qua, cioè ossia lo conosco bene, è la meravigliosa rubrica dove noi ti faremo delle domande su Francesco. Un amico dell'ospite, puttana l'ospite, lo conosco bene. Occhio, Francesco, perché tu non puoi parlare in questa rubrica, puoi solo dire alla fine di quello che ti fai. Freeze? Tipo? Freeze. Esatto. Noi faremo delle domande a Ezio sul tuo conto, sulla vostra amicizia, insomma cercheremo di tirargli fuori delle cose molto imbarazzanti. Tu non potrai replicare mentre lui parla, solo alla fine ti chiederemo forse se è vero o falso. Mamma mia. Muto, però, sei pronto? Vai. Prontissimo. Okay. Non può, però faremo lo stesso. Ezio, beh, vai, cioè, hai detto che vi conoscete da 5 anni. Quindi, insomma, un buon lasso di tempo. La prima domanda che ti farei su Francesco è: la cosa più imbarazzante che vi è successa insieme, o anche solo a lui? Perché tu sai. Allora, è un po' complicato da spiegare, però cercherò di fare il mio meglio. No, praticamente, Francesco, in età adolescenziale, sai, l'età, quella della pubertà, un po' l'età un po' con gli ormoni a palla, stava davanti al PC e a un certo punto vedeva dei siti VM18, chiamiamoli così, no? Ah. Nel suo studio. In orario di merenda, la mamma, molto premurosa, si presenta: Francesco caro, vuoi un po' di mela? E Francesco aveva le braghe abbassate che faceva altro, però gli dava le spalle contestualmente. E gli diceva: no mamma, tutto a posto, stai lì per favore, sì sì, non ti avvicinare mamma, perché lui si vedeva che si alzava le braghe, la mamma capiva cosa stava facendo. C'è tutto, la mamma molto premurosa: ma no, te la porto sulla scrivania. Avvicinandosi la mamma lo vide praticamente come mamma l'ha fatto, appunto. Ecco, diciamo, e quindi è una cosa imbarazzantissima, e quando me la raccontò io rimasi proprio così, ho detto, certo, preso la faccia, l'ha buttata a terra e schiacciata proprio. Ah, che vergogna. Ma come, Francesco, è tutto vero questo, Francesco? Sì, è vero.
come ti sei sentito? Una merda che cammina, cioè, guarda, imbarazzatissimo. È bello, poi mia madre insisteva, ha detto, ma cavolo, ma stai lì, cioè non è che devi venire per forza, la mela la mangio dopo. La mangio dopo la mela. Dopo, lo spuntino lo faccio dopo. Povero, povero, povero. Guarda, non lamentarti, perché abbiamo avuto un amico che ha raccontato dell'ospite che aveva tentato di farsi un albero. Che amore, io stesso, ok. La mamma aveva fatto anche io avevo un po' così a scuola. Senti Ezio, una figura di merda che ti viene in mente, che ti ha raccontato a livello sessuale di Francesco, si è fatto una figura di merda, a parte quella della mamma, ma ovviamente un'altra. Vabbè, è una figura di merda, è una cosa di imbarazzo. Esatto, però qua, esatto, una situazione esatto un po' più croccante, qualcosa. Beh, allora, questa è da raccontare, perché solitamente io la racconto ai nostri amici. Beh, ma siamo tra Stavamo andando a casa di amici a cena con delle nostre amiche. Prendiamo un taxi e queste nostre amiche però prima scendono, fanno un pit stop. Durante il tragitto il tassista si lamentava parecchio. Ah, cazzo, ste donne come strillano, urlano. E quindi a Francesco, attratto molto dal tassista, aveva intuito che il tassista gli piacesse lo stesso sesso, non il sesso opposto. Quindi che fosse un po' della parrocchia. Esatto, okay. Perché vedeva che si lamentava di ste donne. Non appena sono scese ste donne, Francesco, che era seduto davanti, subito gli allungo una mano al tassista, dice, ci sarà, il tassista lo guarda, fa, ma cosa sta facendo? Ma scusa, hai detto che quelle si lamentavano, non vedevi l'ora che scendevano. Francesco, aspetta, non puoi parlare. Questa è una bella figura di me. No, vabbè. Questa è una bella figura di merda che ha fatto. Cioè, io certo. Proprio di massimo. Questa rientra tra le figure di merda più belle che abbiamo sentito, tra l'altro, Grace. Sì, devo dire. Ciao, una bellissima figura. Ma è vero, Francesco? Come è andata? L'ho raccontata male, però. Come l'ha raccontata male? No, cioè, perché in realtà gli hai sbottonato proprio i pantaloni. Mi ha fatto capire che davano fastidio le ragazze, ma io pensavo dicesse che gli dava fastidio la ragazza, eravamo da soli, e perché lui ha detto, ah, meno male, siamo rimasti soli, e io avevo capito che era inteso che eravamo soli io e lui, non perché dava fastidio le ragazze che erano fastidiose. Rumorose. Sì, io ho pensato diversamente, capito? E quindi ho detto, vabbè, ci provo, perché questo ovviamente me l'ha fatto capire. E invece lui intendeva altro, non intendeva di stare insieme a me, quello è il punto, capito? Certo. Avrei un po' paura a parlare con te. Però è nel dubbio, gli hai messo una mano sul pacco, cioè scusa. No, cioè, così. No, vabbè, non proprio sul pacco, dai, sulla gamba. Ah, vabbè. Un molestatore, perfetto, un molestatore. Il molestatore, cioè veramente, il molestatore, veramente. Ragazzi, non fatelo a casa, gli ospiti sono preparati, mi raccomando, non rifatelo nei taxi, per cortesia, potreste venire a casa. Soprattutto. Dai, che mi ha fatto un po' capire. Ah, ti ha fatto capire, certo, sì, è chiaro. E sono ancora convinto di aver avuto ragione, è incredibile, ma è così. La terza... Ti sentiamo di nuovo un po' male, Francesco, male. Sta connessione che stasera va e viene, ma non ti preoccupare. Abbiamo comunque Ezio nel dubbio che ti salva. Ezio, preparati. La cosa bella è che c'è sempre un disturbo audio diverso. Nello stagno, salutiamo il tassista che ci sta sicuramente seguendo. Sì, secondo me. Assolutamente. Adesso, sentiamo la domanda per eccellenza, Grace, facciamogli a Ezio. Ok, la domanda fondamentale, praticamente la domanda, sono due domande che fanno la base, sono fondamentali per il nostro show. Una viene detta durante le brutte pelo, che è cacca, quante volte la fai al giorno? E l'altra è quella che stiamo per fare a Tezio nei confronti, in merito, ma verso nei confronti, c'è un casino pazzesco. Che cos'è? Da dove arriva tutto questo casino? Non abbiamo un compagno che l'ancora. Non riusciamo a capire da dove proviene, non è Ezio. Non so neanche io.
E tutto, abbiamo mutato Francesco e probabilmente abbiamo scoperto che è l'ospite sì. Che crea, ma stasera sto ospite, cioè, niente, lui che aveva la maniera era lui. Vabbè, tanto adesso deve parlare Ezio, quindi possiamo tranquillamente esatto. Parlare quindi la domanda con Ezio. Fondamentale è quanto sarà lungo Francesco? Aspetta, fammi calcolare la faringe, no, scherzo. Di solito ci rispondono, no, sai, non è che lo hai visto bene. No, Maria, io esco veramente da mezzi, ma che davvero? Ma qua stasera proprio yeppa yeppa, ragazzi. Chi sta facendo i popcorn? Esatto. No, vabbè, ragazzi, io sono morto. No, Ezio, veramente, cioè, io ti voglio in tutte le puntate. Cioè, cioè, il che ci fa pensare che comunque, voglio dire, evidentemente qualcosa è successo tra di voi. Non ho un righello sulla faringe, però presso a poco possiamo dire quanto ce l'ha. Dai, dacci delle misure. Perché ci siamo, già raccontato così tante cose, prego. A questo punto dici anche allora, scegliamo fra una XL e una doppia XL. Allora, abbiamo dei metri di paragone. Allora, è come questo cactus? È più lungo. È come questo cactus? Oppure è come questo? Una giusta via di mezzo fra i due. E la peppa, ragazzi. Come diametro ci siamo? E non è grafico, insomma, bello. E non parliamo solo di lunghezza, anche di diametro. Ammappete, cioè praticamente però... nuova unità di misura però... la faringe, esatto. La faringe. Plutone, Ezio maestro di inghiottitura di coltelli, esattamente. Dai. Di spade, diciamo, Nicola, di spade. Non da poco, nella vita, lui fa anche questo, un'arte scienza importante. Esatto, cioè Francesco... sentiamo dei casini impressionanti, cosa stai facendo? La smetti di fare i popcorn? Perché sei collegato, secondo me, con le cuffie, invece di essere collegato con le cuffie, sei collegato col telefono. Collegato un po' col culo, possiamo le cuffie dire. Non, le cuffie non sono collegate. Esatto, non sei collegato con le cuffie, fidati, il Bluetooth non è collegato, fidati, ascolta un cretino, noi facci parlare con Ezio, tu sistema. Beh, tu usiamo, noi nel frattempo salutiamo Ezio, tanto lui dovrà ballare, ci serve allora, che parli. Ci chiedono di spogliarti, Ezio, cioè, tutti ti vogliono un po' ignudo, cioè ti vergogni, immagino, però, di spogliarti. Sono un ex, diciamo che non c'è un fisico da presentarmi, ecco. No, perché dici questo? Cioè, la bellezza, voglio dire, non è solo... Ma non faccio vedere che Francesco è di nuovo uscito, quindi abbiamo solo te. Cosa possiamo fare con te? Cioè, non è che possiamo fare... Ragazzi, stasera la puntata è tutta... Cioè, non stiamo più seguendo la scaletta, ormai è tutto così. Come? Va bene, allora vi faccio leggermente contenti, dai. Grazie. Dai, facci leggermente contenti, come il 2020, no? Che al massimo siamo stati leggermente contenti in alcuni momenti. Leggermente contenti. Una delle poche cose belle che possiamo vedere a fine 2020, dai. Magari può essere un motivo, no? Infatti, facci vedere qualcosa, Ezio nudo, esatto, il bello della diretta, Ezio nudo. O come ci dicono, non sta nel fisico la bellezza, ma nella persona, ragionissimo. Momento balivo, cioè arriva in continuazione questa sera, ragazzi, lui è l'amico dell'ospite, stiamo denudando l'amico dell'ospite perché l'ospite purtroppo ha dei problemi di connessione questa sera. Guardate, ma quanto è simpatico, quanto è carino, quanto è giocoso il nostro Ezio, che ci si toglie la maglia e la peppa, ragazzi. Ehi, bello! Ma guarda che, insomma, è un bel fisico anche te, Ezio. Non ci sta sentendo, ma vabbè, io le dico lo stesso. Ezio, dicevo, hai un bel fisico anche tu. Di cosa ti stai lamentando? Di cosa ti preoccupi? No, fisico normale. Hai un bel fisico, non dire cose che non sono vere, assolutamente, ma il fisico normale ci sta. E invece... Chissà se in tutto questo... Ma secondo voi, Francesco, in tutto questo ritornerà? Ritornerà. Io vorrei vederlo. Secondo me... Non è mai che da sotto non l'abbiamo tirato su, proprio non torna lui? No, non c'è. Siamo solo con Ezio, io a questo punto farei ancora delle domande ad Ezio per farlo spogliare un po' di più, con farlo cantare, fargli le capitali che non abbiamo finito, Grace, a questo punto. Ma no, cioè, così...
diretta, va bene, però magari non due ore di diretta, nel senso, perché Sofia più se no. Esatto, Ezio è fantastico. Ezio è veramente fantastico. Vedi. Una bella canzoncina che di solito mettiamo sul finale, però potremmo approfittare di Ezio per fargli fare un ballettino un po' sexy. Un'unghia, ma un quarto di unghia, Ezio, ti stiamo prendendo tutta la vita praticamente. Ti ho fatto spogliare, ti facciamo spogliare. È tornato. Favoloso Ezio, bentornato Francesco. Oddio, io entro, esco. E intanto è molto ritornato. Ma si è spogliato pure lui. Sì, ma hanno fatto spogliare, fra. Vabbè, dai. Anche col tuo amico, l'amico nudo, anche l'altro nudo, capito? Vabbè, io concluderei esattamente così. Cioè, quindi visto stiamo che alla parlando fine di noi banane. Esatto, ma ormai siamo rimasti ormai. Ah, abbiamo parlato solo della tua banana, non della mia. Esatto, non dei fatti, esatto. Esattamente, esatto, come ci dice Nicola, abbiamo capito che Ezio ha fatto il tampone da Francesco. Ecco, no, ma quello è intendevo. Ho visto che questa puntata è matta, cioè io la chiuderei veramente mettendo la musichetta e ballano tutte e due. No, allora, sono d'accordissimo. Adesso noi vi mettiamo una musichina un po' sexy, mi raccomando, Francesco, Ezio. Cercate di ballare. Allora, è un ballettino molto sexy, quindi cercate di provocarci un pochettino, di essere un po' sexy, un po' zozzetti, Francesco, faccia. Come solo voi sapete fare, Francesco ed Ezio, mi raccomando. Va bene, dai. Sentitevi liberi. Vi partirà questa canzone, sentitevi liberi di fare tutto quello che volete nei limiti. Grazie. Sentitevi liberi di essere molto arrapanti. Esatto, molto arrapanti, perché qua, cioè, Francesco, ce lo devi, dopo tutte le cadute di connessione di questa tutte sera. Le discese ardite, le risalite, ecco, secondo me ce lo devi un balletto sexy. Eccoci. Sexy. Momenti meravigliosi. Io mi sono emozionata, posso dire. Io mi sono molto emozionata. Pure io. Ragazzi, anche voi? Anche tu? Bene. Sì, tantissimo. È stato un momento la unico, musica spettacolare. È bellissima. Abbiamo una musica meravigliosa. Una musica meravigliosa di chiusura. Ragazzi, io non ho veramente, veramente parole. Esatto, è un misto tra un video di Elettra Lamborghini e Ballando con le Stelle, esattamente. Sì, giusto. Nome della soundtrack, dovete andare a cercare su YouTube. Cura per l'ansia preesami. Non so perché si chiami. C'ero sentito sposato con tutti e due, anche poligamo, va bene Francesco. Allora, intanto io volevo ringraziare Francesco che sei stato grandioso a rispondere a tutte le nostre domande, a giocare con noi, a divertirti con noi, nonostante i problemi di connessione ce la siamo cavata, ma io vorrei ringraziare per averci salvato la diretta, Francesco, ringrazialo anche tu perché Ezio è stato meraviglioso. Meno male che ci sta lui, che ha salvato la diretta, io per due ho tornato. Siete stati veramente simpatici, grandi, ma mi spiace di questa connessione di merda. Ma è un po' la diretta, sono successe tante cose. Sì, uno dai, guardava... fatto qualcosa di diverso, dai, qualcosa di diverso. È stata una cosa molto, molto, molto diversa dal solito. Noi ragazzi vi ringraziamo, se regge la connessione aspettateci. Grazie a voi.
Noi salutiamo i nostri amici online e dopo, fra poco, ci risalutiamo, quindi non andatevene veramente. E vi mando un bacio però, perché siete stati magnifici. Grazie mille a tutti e due. Grazie a voi, ragazzi. Ciao. Grazie. Grazie Francesco, grazie. Anche voi. Grazie. Ciao, anche voi, meravigliosi. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ma che puntata diversa. Puntata completamente psicopatica, cioè completamente con la stretta anche un po'. A un certo punto, a un certo punto ho preso la scaletta e ho fatto così. Dai, sta andando bene stasera, ma sì, stasera ragazzi è stata una serata completamente differente e io veramente non ho parole per ringraziare sia Ezio che Francesco perché sono stati carinissimi, anche Ezio che alla fine l'abbiamo denudato, poverino. Sì, è arrivato per dire ciao e alla fine era nudo che stava ballando una musichetta imbarazzante di YouTube. Cioè, questo è il bello di venire di notte dopo tutto, no? Assolutamente. Come dice Tamara, surreale, surreale stato, credici, perché cioè, lo è stato anche per noi che abbiamo sudato freddo quando Francesco è scomparso dalla diretta. Ovviamente era bene. Tutto scritto, altro che quando ragazzi, ma qua è il nostro karma. Ragazzi, ci vediamo esatto, anche mercoledì noi devastati prossimo. Mercoledì prossimo, che saremo alla vigilia di Natale con un super mega ospite la prossima settimana, quindi praticamente festeggeremo il Natale insieme quest'anno. Quindi saremo che mercoledì prossimo è il 24? No, il 23. Il 24. Ah, no, perché il 24. Okay. Era giusto per capire, ha detto, ma in che senso, scusa? No, bene, allora io vi ricordo che mercoledì prossimo c'è, cioè appunto che sarà il 23. Ci sarà l'appuntamento con me, Francesco D'Alessio, ok? Ce la fai, Grace? Sì, e poi non c'entra niente, ma domani sera su Rai 1, invece, volevamo fare un po' di pubblicità anche a questo punto. Verrà annunciata la lista ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Sanremo, che si terrà dal 3 al 6 marzo. Io domani sera, cioè, non esisto per nessuno, perché, cioè, adesso, scusate. Vabbè. No, devo parlare, di Sanremo, voglio riparlare di Sanremo, l'ultimo mio ricordo bello del 2020, non è vero, non è un sacco d'altro. Ma no, ma fai benissimo a parlarne, ma guarda, cioè, Sanremo, cioè, ma domani sera se vuoi ci colleghiamo di nuovo e parliamo di Sanremo, facciamo un Vieni di Notte speciale Sanremo. No, devo vedere la diretta, non posso avere distrazioni, devo essere molto attenta, cioè devo seguire, scusami. Ragazzi, cioè, veramente, per me io è una cosa meravigliosa. Sei meravigliosa, Grace. Certo. Vabbè, quindi ci ritrovate mercoledì prossimo alle 22:31, che è il 23 dicembre, su Facebook, su Twitch, vi usciamo anche dalla lavastoviglie, dal microonde e dal bidet alle volte, e quindi io ringrazierei... E da orate sul water. Abbiamo anche il canale Telegram, aspetta che abbiamo anche quello, abbiamo tutto. Abbiamo anche il canale Telegram, sì. Siamo anche in diretta anche da Orino sul Vate. Ah, siamo anche su YouTube poi, no? Siamo ovunque, cioè, mamma mia. No, vabbè. Veramente, ragazzi. Insomma, noi vi amiamo, grazie, no? Siete voi i migliori, grazie per averci supportato anche questa sera. Un bacione a tutti, ciao Grace, milioni di baci, salutami Sofì Marshall. Grazie, Francesco, ciao. Un bacio, a mercoledì prossimo, vieni di notte.